Alfonso Giarletta, patron di Meridiane e promotore del libro Sotto le Stelle, che ha ampi consensi di pubblico e di pri. Quasi un bilancio, facciamolo, penultimo evento questa sera, la presentazione del libro di Gabriele Boian. Siamo molto soddisfatti come associazione Meridiani, una rassegna che è giunta alla 17ª edizione, che è iniziata il 15 di luglio e termina domani 24 luglio. Due appuntamenti che hanno visto la partecipazione di ogni sera circa oltre 100 persone, quindi rispettando tutte le normative Covid. E abbiamo cercato di mettere insieme cultura, anche le nostre bellezze della Divina Costiera, e quest'anno abbiamo voluto realizzare la rassegna navigando. È stato un ottimo strumento, quindi siamo soddisfatti, veramente tantissima adesione di pubblico, che è difficile, ma un bilancio positivo che voglio fare di questa rassegna, che non ho visto mai vendere tanti libri, quindi significa che le persone... È un incentivo a leggere. Un incentivo a leggerlo, le case editrici quindi possono anche tirare una boccata di ossigeno grazie a Meridiane, grazie al libro Sotto le Stelle, e soprattutto vedendo di unire questi connubi, quindi musica, arte. Abbiamo avuto due professionisti come Nunzia Schiavone e Alessandro Incerto, leggere i passi, quindi dilettare anche i vacanzieri dell'Aquarius, ma un sentito e forte ringraziamento lo si deve anche a Sonia Di Domenico, che è stata una professionista nel presentare le serate, e un grazie, consentimelo dire, un grazie alla Travel Mar, che ha voluto tutto questo, e alle istituzioni presenti ogni sera. Ecco, artisti variegati, come diceva lei alla presentazione di questi libri, ma con quali criteri avete scelto questi autori e questi libri?